con Giorgia Filanti, regista dello spettacolo Non sono Gran Turco, a Roma, al Teatro Lo Spazio, dal 20 al 23 gennaio 2022. Ben trovata! Ciao, buongiorno, buongiorno, grazie dell'ospitalità come sempre, grazie tante. Ce ne parli? È un testo scritto da Antonio Mocciola, venne fatta solo un'anteprima, per febbraio, prima che iniziasse questo periodo di pandemia. E quindi aspettavamo il momento per riprenderlo. Nello spettacolo ci sono David Marti e Serena Borelli. Io curo la regia. Abbiamo Stefano Forconi, che è il chitarrista di Arma Magretta, che si occupa del suono, con cui collaboro da anni. E l'aiuto regia Davide Mario Lopresti, assistente alla regia Gabriele Passaro. Parla di Guantanamo, quindi dell'11 settembre e di come vennero ingiustamente rinchiuse persone e non gli venne fatto un regolare processo, di come la democrazia non venne rispettata. Come hai pensato la messa in scena? Rispetto ad altri spettacoli, è stata una sfida perché, essendo un testo che si basa anche sull'interrogatorio, gran parte è installato in due situazioni, una nella sede della CIA e l'altra a Guantanamo, quindi sono situazioni di interrogatorio. Io all'inizio, quando ho letto il testo, dico: è bello, interessante, perché ad agire violenza nei confronti della persona che viene accusata di terrorismo, tra virgolette, è una donna, quindi era interessante, no? Era un po' un capovolgimento dei cliché della violenza fisica e mentale. La grande sfida era questa, dico, io che faccio regia dove utilizzo il teatro fisico, lavoro per immagini, per quadri, come posso mettere mano su una situazione così installata? E ci siamo riusciti, perché io faccio lavorare i ragazzi su improvvisazione, su musica. Naturalmente qua avevamo il testo e tutto, quindi su argomento ben specifico, su aspetti di questo argomento. Ad esempio, trattiamo anche la sessualità, perché queste persone che venivano accusate erano musulmani, e quindi essere interrogati da una donna che li ridicolizzava, parlava esplicitamente di sessualità, accennava violenza, li denudava, tutte cose per loro impensabili, fatte da un uomo, figurarsi da una donna. Però era molto facile scadere su qualche cosa di voyeur o, tra virgolette, sadomaso. Invece ho cercato di mantenere la verità con la brutalità, ma anche di immaginare la violenza. Per esempio, c'è un quadro in cui c'è lei, come se picchiasse lui, ma in realtà non lo tocca. L'altra sfida era come, tra virgolette, trasfigurare la violenza. Io cerco sempre di trovare una forma di bellezza. E poi a me piacciono sempre gli argomenti comunque che sono di natura sociale, politica, nel senso di ingiustizia. Cosa hai apprezzato del testo? Proprio questa cosa, che fosse una donna ad interrogare un uomo. E il fatto dell'ingiustizia, cioè che fosse un testo dove non interessava loro sapere se questa persona fosse realmente colpevole. Era, diciamo, un capro espiatorio, in qualche modo. Cioè, vennero tutti rinchiusi a Guantanamo e non ebbero un giusto processo. Magari erano studenti, vennero rinchiusi a Guantanamo, e poi soprattutto il fatto che si trattasse di Guantanamo, perché noi l'abbiamo seguito relativamente, no? Però andando a vedere, anche su suggerimenti di Antonio Mocciola, i soprusi che sono stati fatti, sono torture, perché loro venivano privati di tutti i sensi, della vista perché venivano bendati, del tatto perché oltre ad avere manette hanno pure dei guanti particolari, dell'udito. Una cosa singolare è che venivano torturati con musica heavy metal americana. Venivano messe queste cuffie, poi con la mancanza di sonno, quindi con la luce sempre accesa, li mettevano per l'incontinenza dei pannoloni perché non li mandavano al bagno e li facevano bere fino a scoppiare. Cioè, sono stati torturati, cioè nel rispetto di nulla umanamente. E questo l'hanno fatto gli americani, no? I buoni. E quindi questa cosa mi ha molto colpito. E poi il discorso del mondo musulmano, che noi conosciamo poco, e di come per i loro costumi, molti nostri costumi siano del tutto fuori dalla grazia di Dio. E quindi come loro invece in questa Guantanamo conoscevano i costumi, perché molti erano soldati che avevano combattuto in quelle aree, no? E quindi come agivano in maniera chirurgica quelle che erano tutte le violazioni dei diritti umani, ma in questo caso dei costumi, delle usanze e dell'identità che avevano queste persone. Poi con me lavora Serena, che è l'attrice con cui lavoro spessissimo, e questo David Marti, che è un ragazzo che tra l'altro ha anche un lavoro delicato. Allora, io non amo la nudità a teatro,
In questo caso era necessaria in alcuni momenti, e come è stato anche trattato il lavoro con rispetto e delicatezza da noi. E poi c'era anche l'imbarazzo subito, che era quello che noi eravamo due donne, no? Regista donna, attrice donna e lui l'uomo. Perché c'è comunque una soggezione, però noi l'abbiamo trattata con molta delicatezza, cioè a me non mi interessa fare uno spettacolo trasgressivo e soprattutto in un argomento così delicato. Ho cercato di mantenere il più possibile, grazie al testo di Antonio, che ripeto è molto molto efficace, di mantenere una verità. E anche una bellezza, nel senso di renderli umani entrambi, non disumanizzare lui, ma trovare il lato umano anche del carnefice, tra virgolette. Lo spettacolo Non sono Gran Turco a Roma, al Teatro Lo Spazio, dal 20 al 23 gennaio 2022. Un saluto e un ringraziamento alla regista Giorgia Filanti. A presto. Io ti ringrazio tantissimo, grazie.